con le immagini, il vulcano, ancora vulcano attivo, l'Etna, splendido arrivo di tappa. Purtroppo queste sono immagini girate giusto qualche giorno fa, perché oggi la nebbia avvolge il vulcano più alto d'Europa, uno splendido scenario. Tra l'altro, da dove vi parliamo e dove è posto l'arrivo, partono proprio le cabinovie per andare agli impianti di risalita. I crateri sommitali dell'Etna sono a 3.348 metri sul livello del mare, il cratere di nord-est è ancora attivo, si può fare d'inverno sci, ma si può fare anche sci alpinismo, si può fare anche il periplo del vulcano attraverso bellissime foreste che vanno da conifere a latifoglie. Oggi questo è lo scenario del vulcano Etna. Nebbia, verrebbe da dire nebbia in Valpadana, e invece no, siamo... Sì, è veramente un tempo incredibile. A momenti non riusciamo, noi siamo a 10 metri dall'arrivo e non riusciamo a vedere nemmeno l'arrivo. E in questo momento c'è un po' più visibilità, speriamo che i corridori arrivino in un momento che cala questa nebbia, perché va proprio a banchi, c'è un leggero vento che la porta su. Questa è la planimetria della tappa. Oggi è una tappa relativamente breve, 128 chilometri, e si parte subito in leggera salita, fino a 54 chilometri si continua a salire, i corridori sono già nel tratto di discesa, sono a una decina di chilometri da bel passo, quindi a non molto dalle porte dell'Etna, dove la porta dell'Etna è Nicolosi, e dopo avranno una scalata di quasi 20 chilometri. Intanto, incredibile ma vero, ma il tempo in riva al Mar Ionio, e qua le immagini si riferiscono ai giardini Naxos, splendida località balneare che è stata la partenza di quest'oggi, il tempo era così, cielo azzurro, sole, magari il mare era leggermente più mosso di quello che vediamo nelle immagini, però un cambiamento meteorologico che sta tra l'altro provocando anche numerosi ritiri in seno al gruppo, poi andremo a darne conto. Una tappa quindi che effettua nella sua prima parte il periplo dell'Etna, passando da Bronte, celebre città del pistacchio, per poi arrivare proprio a Nicolosi, come dicevi tu Alessandro, e da lì parte questa salita in uno dei versanti che abbiamo iniziato a conoscere, perché ormai spesso e volentieri le gare di ciclismo più importanti in Italia vedono un arrivo proprio qui in cima all'Etna. Giovanni Visconti ieri ci ha provato, terzo posto per lui. Sì, è stato bravo, perché in salita ha cercato di impostare il proprio ritmo, forse la sua squadra stava davanti perché Giovanni, avendo grande esperienza, ha cercato di fare la propria andatura che gli stava bene, però Landroni e Giocattoli con Masnada e Cattani hanno subito forzato il ritmo e in un momento sono rimasti loro due. Poi se n'è andato Masnada a circa 3 km dalla vetta, però era un tratto abbastanza veloce. You can go over and go winning for the overall. Riuscirai? I know the final climb, it's a really long one and a tough one. La conosco, one, so è dura, è lunga. I think you can have big gaps, but noi abbiamo una grande differenza dal primo e vedremo come mi sentirò. The past days I had a sore throat, also I have knee injury and it got worse with the bad weather, so I wasn't even totally sure to start today. Ecco, giorni scorsi ho avuto problemi, una caduta, quindi non so veramente come sto oggi, andremo a vedere. E comunque è una grossa differenza che abbiamo rispetto al vincitore. E quindi Guillaume-Martin, che non appariva molto convinto delle sue possibilità, ma tra l'altro tra poco scopriremo se è solo pretattica quella del corridore filosofo, lui che si è laureato con una tesi su Nietzsche, il rapporto tra mente e corpo. E qua vediamo la partenza, vediamo Masnada che ha la maglia del GPM verde pistacchio, perché ieri è transitato primo sull'ultimo GPM di giornata, e subito dopo questo GPM c'era una discesa veloce, tutta abbastanza dritta, e lì abbiamo proprio visto un McNulty attaccare più volte, le prime due volte un po' ingenuamente dalla testa del gruppo, poi è indietreggiato un attimo il gruppo, quei pochi corridori che sono rimasti erano circa una trentina,
e poi attaccato ancora una volta da dietro e con le sue doti da cronome ha subito preso un discreto vantaggio e piano piano i secondi sono aumentati fino a arrivare alla discesa più complicata con molti tornanti dove alla fine ha guadagnato quasi un minuto. E qua vediamo dove sono arrivati adesso i corridori, sono partiti in 15 in fuga, quindi fuga molto numerosa. Intanto siamo ad Adrano, la riconosco dal castello normanno che è inquadrato in questo momento, una torre che è stata eretta dal conte Ruggero I di Sicilia nell'undicesimo secolo, che ha una misura di 20 metri di misura per questa torre. Ed è una torre che adesso ospita il Museo Archeologico Etneo. Tra l'altro vicino ad Adrano c'è anche un altro castello, il castello della Solecchiata, anche questa come tante delle cittadine che abbiamo incontrato in questo giro di Sicilia, ricca di storia, fondata addirittura nel 400 avanti Cristo da Dionigi il Vecchio di Siracusa, Adrano. E qui forse gli dei del ciclismo ci regaleranno un arrivo con il cielo azzurro, perché si sta incredibilmente aprendo adesso il cielo sopra il rifugio La Sapienza, 21 km e 600 metri, quindi ufficialmente non è ancora iniziata la lunga salita che porterà i corridori a quota 1892 metri. E qui Belletti sta aspettando i propri compagni perché probabilmente per far rientrare Flores Lopez, sì, mi sa che ha forato e quindi sta dando una mano a Masnada a rientrare in gruppo. E abbiamo visto anche Frapporti in quel drappello che si stanno riportando nel gruppo principale, il gruppo maglia giallo-rossa con Brandon McNulty 1:05 sui rivali più accreditati, 1:03 adesso su Vlasov, 59 secondi il secondo in classifica generale che è il vichingo Eiking, compagno di squadra di Guillaume Martin della Vanti Gubert. Eccolo, talento cristallino questo ragazzo che ha avuto una sfortuna nella sua epoca, è nato anche Mikkel Bjerg, danese, coetaneo praticamente Brandon McNulty, altro fenomeno a cronometro. E tra l'altro i due si sono messi in luce a distanza di una settimana una dall'altra nelle corse italiane, perché è stato bravissimo Bjerg nella tappa di Crevalcore alla settimana internazionale di Coppi e Bartali, fuga da lontanissimo, poi ha vinto uno dei suoi compagni di fuga, ma ha messo in mostra tutte le sue eccellenze, e ieri Brandon McNulty. È un ciclismo sempre più giovane. E qua e parte proprio il norvegese, secondo in classifica generale, e quindi mandano lui all'attacco, Odd Christian Eiking. Insomma, prova a rifarsi, adesso spetta ai compagni di squadra di McNulty tirare il gruppo. Come giudichi questo attacco, Alessandro? Ma vogliono fare selezione, vogliono isolare probabilmente McNulty, però come abbiamo detto può ancora contare su due compagni. McNulty non deve assolutamente seguire in questo momento, deve far lavorare i propri compagni. Se hai la fortuna di avere ancora uno o due uomini devi stare a ruota, risparmiarti il più possibile, poi lui ha nelle corde poter fare 10 km di cronoscalata, perché con le caratteristiche che ha su questo tipo di salita può veramente difendersi bene. Ricordiamo che tra l'altro vanta un vantaggio considerevole, perché sono ben 59 i secondi di vantaggio che ha nei confronti di Eiking, che cerca di rifarsi quindi dopo quella esultanza sbagliata ieri, arrivato secondo sul traguardo di Ragusa. Pensava, ha dichiarato di essere primo, ma l'avevamo intuito anche senza la sua dichiarazione che pensava di essere primo vista l'esultanza. E qui meritata inquadratura. Sì, questa inquadratura per Colin Joyce, ha dato tutto per il suo compagno di squadra Brandon McNulty. Bello del ciclismo, l'importanza della squadra, l'importanza di avere dei gregari, l'importanza di avere dei compagni che spendono le energie per te. Così è stato oggi per Colin Joyce. E qua Eiking continua nella prima parte del gruppo, abbiamo riconosciuto oltre a Guillaume Martin che ha fatto lavorare prima dell'attacco del suo compagno di squadra
i suoi compagni. Abbiamo riconosciuto anche la maglia verde pistacchio di Fausto Masnada, il bergamasco, ieri andato all'attacco sull'ultimo Gran Premio della Montagna. C'è un bel blocco di corridori della Neri Sottoli con Gabburo, con Giovanni Visconti, con Velasco che ha provato subito all'inizio della salita. C'è ancora Polans, c'è Petilli, abbiamo anche corridore in maglia celeste con occhiali bianchi, il corridore della Israel Rally Cycling, Alexander Vlasov, maglia azzurra, casco bianco azzurro della Gazprom Rusvelo. E ancora tutti stanno attendendo gli ultimi chilometri. Adesso il gruppo è ancora troppo folto forse per tentare un attacco serio. Sono ancora tanti i compagni di McNulty e quindi nessuno ha il coraggio di attaccare, stanno aspettando tutti il pezzo duro e questo è un chiaro sintomo di attendismo, perché McNulty ha ancora troppi compagni. Ora nell'immagine di prima ha risalito il gruppo, quello che è rimasto del gruppo, un altro compagno, quindi anche se Choice si è staccato, ora sono sempre tre. La squadra sta andando veramente bene, aveva ragione McNulty a dire che aveva un'ottima squadra, stanno facendo selezione, poco a poco i corridori vediamo dietro che si staccano, quindi il ritmo è buono, stanno salendo veramente bene. Ecco qui l'inquadratura dei corridori con l'aggiunta di Murphy, che è arrivato in supporto dei suoi compagni di squadra, e con Britton che parla alla radiolina e comunica qualcosa alla sua ammiraglia. Questo è lo sforzo solitario di Aking, sempre meno fluida la sua azione in questo momento. Intanto ormai siamo arrivati a quota lava. Murphy è stato bravo, perché lui è sempre stato in mezzo al gruppetto, perché era quello più sofferente dei compagni di McNulty. Come si è staccato Choice, ha cercato di dare il proprio apporto, si è messo subito in testa perché sa che Mannion ha un altro passo e l'avrebbe fatto soffrire troppo, e quindi si è messo subito in testa e cerca di fare il più possibile. Ripeto, questo questa è l'andatura perfetta per McNulty. Se si aspettano troppo ad attaccarlo, difficilmente gli toglieranno la maglia. È ancora coi primi, c'è Finetto. E comunque Aking è bravo. Petilli è stato il primo a rispondere. Qui è Visconti leggermente in difficoltà, però questo è un tratto dove può respirare un attimo, perché è abbastanza più facile, però è rientrato Visconti in compagnia di Ries, corridore della Cometa Cycling, e adesso l'andatura è scandita da Aking dopo che è stato per tanti chilometri là davanti, e adesso si sposta e riprova ad attaccare Guillaume Martin. Vediamo il francese, attacco secco, secondo attacco del francese, e ancora Petilli che prova a prendere la ruota. Partito secco, corridore uscito benissimo dalla Volta a Catalogna, era osservato speciale e si riforma il terzetto di prima. Molto bella questa, spinge ancora a fare la differenza di Guillaume Martin. Sembra un attacco buono questo, Alessandro. Sì, assolutamente, sta salendo veramente forte. McNulty sta ancora a ruota del proprio compagno. Britton sta salendo regolare, sa che ha un minuto di vantaggio e deve gestirlo al meglio. Petilli soffre leggermente, Masnada si sposta, vuol controllare gli avversari in faccia, però ecco, in questo momento McNulty deve prendere il proprio passo, perché e adesso è rimasto McNulty solo. Dovrà fare una cronoscalata. Il corridore americano ha un vantaggio di 1:06 nei confronti di Guillaume Martin. Ecco la coppia al comando, Dyer Quintana, Guillaume Martin, e dietro è McNulty, chiamato in proprio adesso. Deve fare lui, deve difendere lui la maglia, e con alle sue spalle Vlasov, Masnada, Finetto e Petilli. Sono i cinque corridori. Sta salendo veramente bene McNulty, ma non deve farsi prendere dalla foga, deve andare regolare, sa che sono scalatori puri, lui non ha questa attitudine, però sta salendo veramente bene.
non deve andare sotto subito, perché sicuramente riattaccheranno, quindi non devono prenderlo in debito, deve andare regolare col suo passo, un minuto non è poco, quindi può gestirlo veramente bene. Intanto Britton cerca di ritornare sul drappello di cui fa parte il suo capitano, alla sua ruota Giovanni Visconti e il colombiano Osorio della Nippo Vini Fantini Faisané. E qui intanto sembra aver perso contatto Finetto con Petilli, con McNulty, Vlasov e Masnada, il terzetto che è rimasto, con un ritardo di una ventina di metri dalla coppia di testa con Martin e con Dyer Quintana. Martin, dopo il primo strappo, sta andando in maniera regolare, e in maniera regolare e con grande efficacia sta andando anche Brandon McNulty. Paolo Alberati, altri tratti in cui si offre il fianco a un attacco? Innanzitutto proprio qui dove Alberto Contador attaccò, e in questo tratto Michele Scarponi cercò di agganciarsi. Tra poco finisce la parte dura della salita, al contrario la parte finale è molto più spianeggiante, probabilmente alcuni riusciranno a rimettere anche il 53, c'è un lungo rettilineo e lì stare a ruota sarà un vantaggio per McNulty. Infatti sta cercando di prendere la scia e ci è riuscito, e quindi diciamo che il più lo ha fatto, il tratto più duro era proprio quello che abbiamo appena attraversato. Adesso sta già salendo McNulty col 53, ho guardato proprio in questo momento, lui ce l'ha già, sale bene, ma è molto fresco, abbiamo visto che è salito bene, regolare, ha ripreso l'attacco di Martin. Adesso è Vlasov, attenzione a Vlasov, però al contrario di quanto fatto Guillaume Martin, rapporto e più leggero e frequenza per l'attacco di Alexander Vlasov, il corridore della Gazprom Rusvelo. E vediamo subito McNulty, che finora non ha dato segnali né di cedimento ma neanche di preoccupazione, sembra in controllo. Come ho detto prima, non deve farsi prendere dalla foga, deve andare regolare, perché sicuramente Martin riparte. Martin ha la qualità di scattare, è uno anzi attacca lui, attacca lui. La miglior difesa è l'attacco, e allora va lui a far capire agli avversari che sta bene, segnale anche psicologico questo. Sì, però ripeto, deve aspettare ancora un po', tanto ha un vantaggio più che rassicurante, non deve sbuttare via energie, perché Martin sicuramente riparte, se ne ha ancora ci riprova, e lui deve salire regolare, però in questo momento sta dimostrando psicologicamente che è inattaccabile. È inattaccabile Brandon McNulty fino a questo momento, ma attenzione, perché sono ancora tanti chilometri che mancano all'arrivo al rifugio della Sapienza, ai 1893 metri. Il 21enne americano può gestire un tesoretto di un minuto nei confronti dei suoi avversari diretti, quindi può anche gestire, può anche giocare in difesa. Ha mandato un segnale psicologico molto forte, questo è il drappello che cerca di riportarsi con Ries, Giovanni Visconti, Osorio e Mauro Finetto. Il quartetto qualche metro più avanti mi sembra di aver riconosciuto Simone Petilli. 5 corridori in testa alla corsa adesso. Sì, c'è un attimo di attendismo, non sanno cosa fare. Giustamente McNulty aspetta. Parte Quintana ancora, Dyer Quintana, il colombiano della Neri Sottoli, va, si alza sui pedali da scalatore puro e affonda, e non c'è la risposta immediata di Brandon McNulty, che controlla gli altri uomini. Proprio per caratteristica, Quintana è uno scalatore puro, quindi scatta sui pedali e McNulty fa il proprio ritmo da seduto, da cronoman. Va regolare col suo passo, e un passo che fa male agli avversari, perché come vedete Quintana sta pensando alla tappa, e lui aveva fatto la scelta giusta di seguire Martin, che lui voleva vincere e attaccare McNulty, ma in questo momento Martin è passivo perché ha capito che McNulty sta salendo molto bene e non è facile staccarlo. Vantaggio su di lui, e chi deve vincere la tappa sono quelli a ruota sua, e lui quindi deve salire più regolare possibile. Se vogliono vincere la tappa o provare ad attaccarlo, non deve assolutamente tirare così. E intanto Giovanni Visconti, che non muore mai su questa salita, sta riportando dentro anche Ries sulla coppia
con Simone Petilli, dovrebbe essere là davanti in compagnia del corridore della Israel Rally Cycling. Ecco qua che è il momento del riaggancio, bravo, volenteroso, grande grinta da parte di Giovanni Visconti, ecco che giunge in questo momento e va a... è Polank, non è Petilli. Polank con Badilatti. È stato bravo Giovanni, ha sofferto un po' lo sforzo iniziale, poi ha preso il proprio ritmo e in un tratto un po' meno... un po' più favorevole, con poca pendenza, ha fatto un bel rientro. Adesso si è formato questo gruppettino, è il secondo gruppetto dietro McNulty. E... fotografia della corsa, quindi Dyer Quintana davanti a 9 secondi di vantaggio nei confronti di un quartetto che comprende anche Brandon McNulty con Blasov, con Fausto Masnada e con Guillaume Martin. Alle loro spalle si è formato a 25 secondi da Dyer Quintana un altro quartetto che è composto invece da Giovanni Visconti, che insieme a Ries si è riportato su Badilatti e Polans. Questa è la fotografia della gara, quindi sono 9 corridori in testa alla corsa racchiusi in 26 secondi e conoscendo le caratteristiche di questo finale della salita, se dovessero rallentare là davanti ci sarebbe possibilità anche per questi corridori inquadrati in questo momento di giocarsi la vittoria di tappa, 3 km e 200 metri. Sì, perché poi alla fine non ne manca 3 ma ne manca 2, perché l'ultimo chilometro, come diceva Paolo Alberati prima, è molto facile, scende e quindi l'arrivo è a 2 chilometri. Dyer Quintana sta cercando di scollinare per vincere la tappa, però si è messa bene la gara anche per Giovanni Visconti, perché se riesce a rientrare ha delle grosse probabilità di vincere questa tappa, perché sappiamo che lui è molto veloce, con questi corridori può vincere con molta facilità. E sarebbe un bel sogno, intanto c'è un suo compagno di squadra là davanti e quindi sarebbe un successo importante anche per la classifica della Ciclismo Cup, di cui il Giro di Sicilia fa parte. E qua l'inquadratura con Martin. Si è sfilato, si è messo in fondo. E mi sembra un atteggiamento per provare un attacco e non perché è in crisi, perché finora è stata ruota di McNulty, ma ora si è messo in fondo, forse lo vuole prendere un po' di sorpresa e aspettiamoci qualcosa prima dell'ultimo chilometro. Appare ogni metro che passa sempre più difficile la possibilità dei suoi avversari di strappare la maglia al giovane americano Brandon McNulty. 1 km 400 metri, ecco che si sposta Guillaume Martin, sta studiando la situazione e chissà quanto conosce la salita il corridore francese, la conosce bene invece Brandon McNulty, che è venuto a provarla settimana scorsa. E intanto il suo tesoro di 10 secondi lo difende a denti stretti Dyer Quintana. È un tratto duro, un tratto al 10%, e se vuole attaccare Martin McNulty lo deve fare in questo momento, perché è un tratto più favorevole alle sue caratteristiche. McNulty sta salendo molto bene, molto regolare, per lui basta un chilometro. Forse loro, i compagni di avventura, hanno capito che non lo possono staccare e stanno pensando solamente alla tappa. 14 secondi però, si allontana sempre di più dal quartetto, la testa della corsa, Dyer Quintana. E qui intanto è Polans che fa l'andatura con Giovanni Visconti alla sua ruota, poi Ries e poi lo svizzero Badilatti della Israel Rally Cycling, e sono lontani 39 secondi. A questo punto appare difficile poter rientrare su Dyer Quintana per il quartetto inquadrato in questo momento. Prosegue intanto lo sforzo di Dyer Quintana, ancora un secondo guadagnato, sono 14 adesso di vantaggio, deve ancora resistere per un chilometro il corridore colombiano. Adesso vedremo se ci sarà un sussulto da parte di uno dei tre corridori alle spalle di Brandon McNulty, a cui la situazione va benissimo così com'è. Assolutamente sì, lui deve ancora fare uno sforzo di un chilometro, andare di questo passo per McNulty è perfetto, e non voglio pensare quello che starà dicendo Shinto alla radio a Quintana, perché ha avuto una reazione notevole in questi ultimi 200-300 metri. E ecco Visconti che parte da dietro perché vuole rientrare su McNulty.
E quindi Giovanni Visconti cerca con questo scatto di riportarsi sul quartetto che è alle spalle del suo compagno di squadra Dyer Quintana. Ecco l'inquadratura con Badilati che è il primo a cercare di rispondere al siciliano, però là davanti di Guillaume Martin. Ecco che prova a partire Guillaume Martin per andare per la vittoria di tappa con Fausto Masnada che prova a tenerlo. C'è anche la reazione di Brandon McNulty che aumenta la frequenza, spinge un lungo rapporto. Guillaume Martin con grande facilità sta andando a riportarsi su Dyer Quintana. Fausto Masnada prova a tenere duro, prova a non perdere il riferimento. Bravo McNulty, ha cambiato ritmo. Vedete proprio la differenza. Che velocità, che velocità per Guillaume Martin. Lui sui pedali come tipico scalatore. Sta andando, rapporto lungo, 53 e va, spinge sui pedali Guillaume Martin, la soddisfazione almeno di andare a vincere qua sull'Etna con Masnada che adesso lotta per andare a cercare quantomeno la seconda posizione. Vediamo però Guillaume Martin, rapporto lungo sta rapportone, rapportone, manca poco, manca 200-300 metri, scollina il chilometro e dopo se riesce ad arrivare con questo vantaggio sicuramente può vincere la tappa. E questa è la lotta per il secondo posto in questa tappa con Masnada e Dyer Quintana, mentre alle loro spalle c'è il leader della generale, Brandon McNulty. Un chilometro il triangolo rosso, 1000 metri all'arrivo, al termine di questo Giro di Sicilia per Guillaume Martin. Era l'uomo più atteso quest'oggi, si è difeso benissimo per la generale Brandon McNulty, poi è partito. È stato bravo McNulty, ha fatto un buon ritmo, però ha favorito anche la vittoria di Martin perché stando passivo a ruota quasi tutta la salita e in una salita del genere ha fatto sì che potesse arrivare al chilometro e mezzo molto 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 fresco e fare un'azione del genere. Ha fatto veramente una bella azione e difficilmente riusciranno a prenderlo. Bravo Giovanni, ci ha provato, ma nel momento in cui stava rientrando è partito Martin, ha cambiato subito il ritmo. E qua vediamo proprio Guillaume Martin, per lui la soddisfazione di questi ultimi 400 metri da fare, si volta le spalle, non vede più nessuno, aveva un vantaggio di 9 secondi all'ultimo chilometro nei confronti dei due primi seguitori e di 15 secondi nei confronti di McNulty. E qua con grande attenzione, ultima curva per lui e adesso solo l'arrivo lo vede là davanti ai suoi occhi Guillaume Martin. Bella, bellissima l'azione del francese, del filosofo in bicicletta che va a vincere così sull'Etna, primo Guillaume Martin. E adesso attenzione perché Masnada sta staccando Dyer Quintana per arrivare sulla piazza d'onore di questa tappa, poi arriva Dyer Quintana e arriva adesso il vincitore del Giro di Sicilia, il giovanissimo Brandon McNulty. Vittoria per lui al Giro di Sicilia, grande soddisfazione. Lasov al traguardo adesso. Quintana ha sbagliato l'ultima curva, ho visto in fondo al rettilineo che è andato dritto e Masnada l'ha passato proprio in quel frangente. Arriva Visconti adesso, bravo Giovanni, ha fatto veramente un'ottima scalata. Pollank una scalata in progressione, non l'abbiamo mai visto all'inizio della salita e è salito molto bene. Badilatti e arriva il giovanissimo Ries a chiudere le prime posizioni di questa tappa che ha emesso la sentenza. Ha vinto il Giro di Sicilia Brandon McNulty. Quindi seconda vittoria in carriera per lui, vittoria di prestigio, va a scrivere il suo nome. E qui lo vediamo, ha dato tutto. Grande sforzo per lui, si è gestito bene, è stato supportato anche al meglio. Intanto arriva Finetto Petilli, arriva in questo momento. È stato bravo a gestire questa lunga, lunghissima salita Brandon McNulty, bravi anche i suoi compagni di squadra a proteggerlo fin quando ha potuto. Sono stati bravi tutti, ha avuto un'ottima squadra all'inizio, hanno fatto un lungo tratto della salita molto regolare, un'andatura perfetta per questo giovane ragazzo che ha delle caratteristiche non da scalatore, ma ha dimostrato che su salite del genere può difendersi alla grande. Sappiamo le sue doti da cronometro, è campione del mondo junior, ha solo 21 anni, però ha servito
la tappa su un piatto d'argento a questo corridore francese. Martin, bravo, è stato per è stato bravissimo, ha fatto un'azione incredibile, ha pensato solo alla tappa quando ha capito che non poteva guadagnare più di un minuto su McNulty, quindi si è messa a ruota, ha aspettato il momento giusto, ha fatto una grande azione, ha guadagnato subito un buon vantaggio per poter vincere qui sull'Etna.